Le poesie che Maria Grazia Insinga ha scelto di presentare per questa edizione di Bologna in Lettere sono tratte da Tirrenide, raccolta pubblicata nel 2020 per i tipi di Anterem e vincitrice dell'edizione 2019 del Premio Montano Sezione Opera Inedita. Il titolo del volume fa riferimento a un ipotetico continente secondo alcuni formatosi nel Mesozoico in corrispondenza dell'odierno Mediterraneo occidentale, con al centro l'area oggi occupata dal Mar Tirreno, e che sarebbe sprofondato in seguito a un maremoto scatenato da un violento sisma nell'era del Pliocene. Una terra scomparsa che fa parte del patrimonio mitico dei paesi affacciati sul Mar Mediterraneo, dove il popolo evoluto e colto dei tirrenici sarebbe emigrato in una diaspora dopo la catastrofe. Il titolo, da un lato, fa pensare a uno studio di carattere mitologico, geologico o archeologico, dall'altro profila un'epica dove l'eroe è la poesia in lotta contro se stessa, fino all'atto cannibalico. Poesia che ambisce, finendo comunque per arrendersi all'imperfezione, al caos cui non si può mettere ordine ma che si può arrivare almeno parzialmente a dire, a un'esperienza totale del conoscere, un'impresa finisterrea, neologismo dell'autrice, sfidando come Ulisse il naufragio lungo la costa della morte, varcando la linea totalmente inventata dell'orizzonte. Poesia che qui si rivela davvero in quanto lingua superiore a quella parlata e atta a cogliere la nostra dimensione spirituale, a far affiorare, scava intere città camminando sull'acqua come riportando Tirrenide tra le terre emerse, l'indicibile dall'inconscio, attraverso una caduta nel sonno come sotto ipnosi che, fatto il vuoto da giudizi e credenze, da ogni sovrastruttura, permette una scaturigine di pensiero dal nostro più profondo essere, quello che ci rende parte dell'uno tutto, il nido dell'infanzia nella nostra testa. È la latenza, il rumore bianco, annidato nella regione del cervello dove non è udibile l'udibile e dove possono quindi manifestarsi i suoni poco distinti, l'idioma nascosto. Il ritmo curatissimo e trascinante di questo soliloquio, dove spesso i corsivi, il corsivo è suo, si chiarisce, sembrano segnalare l'incursione di un'altra voce, fa pensare al fluire di molti testi becchettiani e in particolare allo sdoppiamento di Notai, che qui risulta capovolto. A non nominare lei. Lei chi? Per questo loro attingere a una dimensione sommersa e che vive di associazioni inedite, i versi di Maria Grazia, per quanto immediatamente affascinanti, possono risultare enigmatici. L'autrice non chiede al lettore di svelare ogni mistero, la poesia non lo chiede, ma lo pone innanzi a due possibilità, con l'opportunità di sperimentarle entrambe. Abbandonarsi al fluire della poesia, cogliendone l'arcano incanto per via di intuizione, oppure compiere uno sforzo di ricerca per decifrare, parola ricorrente nel libro, segni e rimandi di un'autrice che lotta contro l'appiattimento della scrittura attraverso il ricorso al plurilinguismo, dal latino all'arabo, dal francese al siciliano, e all'interdisciplinarità. Musica, fisica, botanica, viticoltura, biologia marina, sartoria, senza escludere incursioni colloquiali e richiami impliciti o espliciti ad altri autori. In questo libro, come in tutta la sua produzione, Maria Grazia si avvale di quello che definisce il suo bilinguismo poetico-musicale. Sotto una lingua a rullarne un'altra. La scrittrice è infatti anche musicista e musicologa. E in tal senso l'opera risulta anfibia, la definizione di Giuseppe Martella, vivendo sospesa tra musica e parola come tra acqua e terra, acqua e aria. In assenza di punteggiature e maiuscole, salvo il punto interrogativo che richiama insieme alla F corsiva ripetuta le sinuosità del violoncello espressamente citato, e attraverso echi fonici, parole che si ripetono e si richiamano per via di composizione e scomposizione, affinità di radice, germinano l'una dall'altra tramite sottrazione o sostituzione di fonemi, i versi di quest'opera creano un'incantevole e complessa sinfonia. L'incendiario gira con una bottiglia e le sigarette in testa e non riesce a spegnere la testa. L'estremo esercizio delle rapide contro. Dammi il mio arco quotidiano. Sulla fiumana ingrossata alzava la testa e il giunco, l'arco contro la piena, contro vuoti e pieni e la forma, sigillo. Un buco, non era che un buco, la possibilità del libro.
e senza fecondare buco alcuno, rimane a pezzi insonne. La non perfezione della perfezione è un sonno tautologico, un ordine dato dal partito del disordine, e vince sempre perdendo il filo dalla fine e mai l'origine. Mi chiama fuori dal sonno, l'ultima parola all'ultimo minuto, all'ultimo della specie, l'ultimo nato e non ha fatto, la fine del mondo e non c'è. L'ultimo punto, un confine, forse il buco, l'atteso, inatteso. Un corso d'acqua rapido per diventare eremita, sgombrando la mente, rimane sempre un buco. La messa in scena della parola, la messa in posa, in prosa, la chiosa, il din che non chiosa proprio niente. E come avete potuto andare a capo, da un capo all'altro, passi di qui, signora Kafka, passi pure di qui, c'è qualcosa per lei, una parola, dal sonno. Il caso è un'invenzione, impaginare la dispersione, sfogliare la dispersione spogliata di ogni tic-tic vocale, di contrazioni della gioia, diminuirla fino a sparizione, elimina la paura di sparirsi, sparami alle gambe. La ragione ai morti se ne cala, la notte sui nostri occhi cala, si calano la notte. Nelle scialuppe e la sabbia, tantissima sabbia, perdita unica misura universale. Lei è già sparita e a fine vita cala, nessuno si accorge che è finita. L'ho detta ed è sparita, è intera, quindi sono andata pure io, mala grazia, è una esigua popolazione di campanelle marittime. Calate in una spiaggia che è un deserto.